disturbo paranoide della personalità. Buongiorno. Buongiorno. Io sono qui così perché mi ha mandato mio marito, sa. Sì, sì, si accomodi, si accomodi. No, perché lui si preoccupa, capito? Poverino. Dice che sono agitata, dice. Dice che mi isolo. E d'altronde chi non lo farebbe, voglio dire, al mondo d'oggi? È un mondo di lupi, sa, là fuori, poi una come me. Senta, ma mi devo accomodare qui? Buongiorno? Mi devo accomodare qui? Senta, scusi, posso fumare una sigaretta? Preferirei di no. Riguardo il lettino. Ci arriveremo dopo. Si accomodi, si segga. Si segga. In questa prima fase io preferisco generalmente parlare direttamente con la persona, cercare di conoscerla meglio, diciamo, guardandola negli occhi ovviamente, un po' per capire quali possono essere i problemi, per esempio suo marito. Cosa c'è che lo preoccupa tanto da invitarla a venire qui da me? Non lo so, lui... Ecco, lui è preoccupato per il rapporto coi vicini. Dice che io li tratto male. Scusi, ma hanno dei figli che tutti i pomeriggi giocano a pallone e guarda caso sbattono la palla sempre contro la porta del garage, che guarda caso è sotto la finestra della mia camera da letto. Ecco, lo fanno apposta. Capisco. Lei ha l'abitudine di fare il sonnellino pomeridiano. No. Ma loro non lo sanno mica, eh? Allora lo fanno apposta. Lo fanno apposta. Non c'è più rispetto. Scusi, ma cosa fa? Sta chattando? Prendo appunti, ma vado avanti. No, perché sa, al giorno d'oggi tutti si comunicano così, no? Allora mi scusi, ma ha una figlia? Ha figli, insomma? Sì, ho una figlia. Ah, ecco. Sua figlia quanti anni ha? 16. E quando era piccola non la faceva andare giù in cortile a giocare? Certo, ma io sono una persona di sani principi, io l'educazione a mia figlia gliel'ho insegnata, io mica come questi qua che crescono i figli come la gramigna. Lei era brava, lei. Ma non lo so cosa fa. Prendo semplicemente appunti e poi arrivano delle mail. Non si preoccupi, le vado avanti. Mi scusi, Paola. Come fa a sapere il mio nome, scusi lei? Ha prenotato la seduta. Dicevo, Paola, quanti anni ha lei? 54. Lei non usa i social? Sì, ma con moderazione, eh? No, perché io non mi fido mica tanto, eh. Scusi, non ha mai sentito parlare di quelle che rubano le identità? E io con chi so con chi parlo? Non si sa mica mai. Con chi va incontro? Lei lavora, Paola? Sì, lavoro, certo che lavoro. Secondo lei una famiglia al giorno d'oggi, con uno stipendio solo, può campare? Lavoro, lavoro. E poi chissà quanto mi toccherà lavorare, eh? Andrò con la badante al lavoro. Chiarissimo. Non le piace il suo lavoro? Ma sì che mi piace il lavoro di per sé. Sono i colleghi. Guardi, al giorno d'oggi a lavorare ci si deve andare col coltello fra i denti, sa? Sono sempre lì pronti a fregarti la sedia, basta che ti giri un attimo. Il mese scorso sono stata a casa malata. Un'influenza, 5 giorni. Cosa sono 5 giorni per una malattia? Ecco. Quando sono tornata, lo sa cosa ho trovato sulla scrivania? Una penna rossa. Ma io uso solo Bic nera punta fine, eh? Sta
stata la Clotilde, quella stronza, lei non vede l'ora che io vada via per prendere il mio posto. Perché io sono sotto la finestra e quindi sono la luce naturale, lei invece sotto quel neon che sfavilla continuamente. Ecco. Senta, non è mica tutto, sa? Sa cosa c'era sulla scrivania? Delle briciole di pane! No, dico, una casa che si strozza nel suo catarro e quelli lì cosa fanno? I festini sulla mia scrivania! Poi dici, colleghi, no. Senta, ma la vuole smettere con quell'affare? Mi ascolta o fa l'altro? Allora, le ho detto, ricevo delle mail, ma lei vada tranquillamente avanti, non si lasci distrarre da queste cose, è normale. Anzi, a questo punto io passerei di là sul lettino, così mi stacco dal computer e lei è più tranquilla, come la vede? Sfotte lei, mi sta prendendo in giro. No, anzi, mi permette di spiegarle brevemente che cosa faremo. Praticamente il trattamento che cominceremo a fare, insomma, proseguendo in questa conversazione, se no? Poi proseguiremo, perché io non sono mica tanto convinta, sa, no? Perché di lei mi fido poco. No, perché lei mi dice prima, ah, ci dobbiamo conoscere, bello, sì, ci dobbiamo parlare, guardare negli occhi, poi dopo fa tutt'altro. No. Allora, le spiego qual è il procedimento che seguiremo se lei avrà voglia di continuare con questi incontri. Le va meglio così? Sì. Perfetto. Allora, quello che faremo si chiama trattamento metacognitivo interpersonale. Meta che? Metacognitivo interpersonale. Senta, guardi, io non accetto che nessuno mi metta le mani addosso, perché poi lo so come fate voi, mi fate stendere su quell'affare lì, poi dopo mi ipnotizzate, e poi come niente, io non me ne accorgo, mi mette un microchip sotto cute, così quello là è contento che mi controlla e tutti siete a posto, Allora, tengo a precisare innanzitutto che io non uso assolutamente l'ipnosi, è una metodologia desueta, ormai la psicanalisi ha fatto passi da gigante e le garantisco, non la toccherò neanche con un dito. Noi ci limiteremo a parlare, ecco, io la spingerò a parlare di sé. E che cosa vuoi sapere? Cosa vuoi indagare nel mio profondo, Oh, senta, glielo dico subito. Io con mio padre non ho mai sognato di fare sesso. Ah, stiamo andando nella preistoria della psicanalisi, mia cara signora Paola. Ormai sono argomenti superati, ma ecco, per farle capire esattamente cosa faremo, le spiego, io sarò un po' il suo allenatore, le piace questa come definizione? Io la allenerò ad affrontare e riconoscere innanzitutto quelle che sono le emozioni, le sensazioni, le paure, tutto ciò che prova quando si trova ad affrontare i suoi problemi. Oh, le ho detto che io dei problemi non ne ho. Io sono qui perché quello rompipalle di mio marito ha insistito tanto. Vai che è brava. Oh, io dei problemi non ne ho, guarda. Ecco, allora diciamo che più che problemi, questo trattamento mirerà prevalentemente a migliorare la qualità della sua vita. Le piace di più? Durante questo percorso lei mi vedrà ovviamente scrivere, starò prendendo appunti, non starò chattando. Mi serve perché arriverà un momento in cui avrò necessità di rispolverare tutto quanto ci siamo dette in precedenza per una fase di restituzione, come si suol dire, durante la quale io le spiegherò soprattutto quelli che sono, secondo me, i meccanismi che lei, io ritengo, mette in atto nel momento in cui si trova a dover affrontare le problematiche che la bloccano e che non le consentono di affrontare la vita in maniera tranquilla e serena, in maniera tale che lei possa affrontarle e superarle. Le è tutto chiaro? No. Comunque senta, se lei mi giura che non mi mette un microchip sotto pelle, possiamo anche provare. Allora, andiamo, si accomodi sul lettino. Qua.
Va bene. Seduta. Ecco, meglio ancora se distesa. Rilassata. Io quante cose che devo fare tutte in una volta. Ecco, un po' più giù. Se poggio la testa andrà benissimo. Guardi, questo mi servirà soltanto per prendere appunti. Sì, certo, carta e penna non usa più, eh? La tecnologia ha fatto passi da gigante. Io scrivo qui e va tutto rapidamente in un cloud esterno e rimarrà lì per sempre in memoria. Allora. Allora? L'ascolto. Cosa dovrei dire, scusi? Quello che le pare. Io non ho niente da dire. Non direi. Un attimo fa stava parlando, se non sbaglio. Mi faceva delle domande. Grazie, sì. Senta, posso fumare una sigaretta? Le ho già detto che preferisco di no. Senta, io lei l'ho sgamata, sa? No, perché non sono mica stupida, eh. Quando sono entrata da lì prima, io ho sentito che c'era puzza di fumo, perché lei fuma. E poi siamo solo noi due, chi deve dire qualcosa? Sa cosa c'è? Che lei non vuole che non si fumi qua dentro, lei vuole che io non fumi. Eh? Facciamo che le do una mano. Stava parlando di lavoro. Dio, ma Dio, ma di lavoro? Ma proprio di lavoro doveva parlare? Gli ho detto che faccio il part time? Sì. Ho pensato di chiedere il pomeriggio. Vabbè. Sì, perché, voglio dire, almeno sono da sola. Io devo lavorare con i numeri, non ho mica bisogno di nessuno. Così non vedo quelle facce dei miei colleghi che... Dio, non li sopporto, perché loro stanno tutto il tempo a guardarmi. Sono io che lavoro, sono io che mi faccio il culo. Loro fanno lavorano mentre una pausa fra un caffè e l'altro loro lavorano. E nel frattempo ti guardano e si ghignano fra di loro. Io non li sopporto. Io il pomeriggio io e i numeri. No, perché i numeri sì che sono sinceri, quelli non ti fregano mai. Loro dicono un sacco di cose e io so leggere. Non so mica si stenda. Anche quelli là, i capi, loro pensano che io non me ne accorga, ma io mi accorgo di tutto. Tutte le magagnette che loro cercano di nascondere. Io me ne accorgo, sa. Però sono intelligente, sto zitta. Dio, se tutti quanti si facessero i fatti loro a questo mondo, sì, che sarebbe un'altra cosa. Dio santo, il pomeriggio così, la mattina ho tempo anche di badare alla mia casa. A Giada, che ha tanto bisogno di essere seguita, quella Cina lì. Sì, perché è in un brutto momento, sa. Lei non ha idea i giovani d'oggi cosa sono. No, è un disastro, bisogna seguirli. Non sai mai cosa pensano. E c'è una testa chissà dove, sarà quella cosa della balena blu. Mai sentito parlare della balena blu? La balena blu. Scusi, ma cosa sta facendo? Sto facendo una verifica. Allora, quando lei parla della balena blu, immagino che si riferisca al gioco della Blue Whale, giusto? Me lo chiama gioco! Quella roba che questi bambini si isolano, non parlano più con i genitori, poi si tagliano, e poi dopo spariscono, e poi si ammazzano! Lei me lo chiama gioco. E perché lo fanno? Lo so io perché. Perché stanno sempre su quei cosi lì, quegli affari lì. Io lo dico sempre con mia figlia, sta attenta, perché quel Zuckerberger lì, quello di Facebook. Zuckerberg. Lei credeva che i comunisti fossero spariti, eh? Si sono camuffati. No, perché loro lo fanno apposta in un piano preciso per invaderci e per conquistarci e portarci via la nostra migliore gioventù.
Torniamo a sua figlia Paola. Allora, ecco, cosa c'entra sua figlia con la Blue Whale? Scusi, lei non ha figli, eh? No. Lei non ha idea, non ha idea di cosa può provare un genitore di un adolescente ai giorni d'oggi. Sono mica come eravamo noi ai nostri tempi. Se, questi, ma che ne so, sono sempre lì con la testa per aria, non si capisce niente. Cosa pensano? Cosa fanno? Non si capisce se è per le troppe canne che si fanno o per quella storia lì della balena blu. Quindi sua figlia le dà motivo di preoccuparsi, evidentemente, non so, ha notato dei comportamenti anomali, l'ha notato una certa stanchezza, ha notato, che so, una forma di irritabilità superiore al normale. No, è proprio questo che mi preoccupa, scusi, ma le sembra normale? Oh, una ragazzina di 16 anni che si iscrive al liceo classico, e che sta tutto il pomeriggio chiusa in casa a studiare, e non chiede neanche una volta di andare in discoteca, che è circondata da una massa di nulla facenti e nulla volenti fare, che si drogano, che vanno in giro, che scappano di casa, che vanno in comunità. E perché lo fanno secondo lei? Perché i genitori non se ne accorgono. Non dicono niente, loro fingono. E allora, beh, chi mi dice che mia figlia non finga? Diciamo che dovrebbe andare un po', sulla fiducia, no? Ma sì, io mi fido di mia figlia. Ma è tutto il resto del mondo che non ci si può fidare. Ma secondo lei, io cosa ne so cosa fa mia figlia quando va a scuola? E quando viene a casa, chi incontra, chi vede? Quando si chiude in camera, che si mette lì a scrivere, a scrivere, a scrivere su quei bagagli lì, a chi scrive? A chi? E lo sa cosa fa quando io vado lì per vedere, perché sono la sua mamma? Sa cosa fa? Sa cosa fa? Pronto? Sa cosa fa? Chiude il computer! Ecco cosa fa. E lei come lo giudica, non so, questo comportamento da parte di sua figlia? Come lo giudico? Senta, scusi, mi dica cosa sta facendo? Sta facendo una ricerca per caso ancora? Cerca figlia stronza? Mi scusi, ma mi sembra leggermente pesante come giudizio. Senta, io posso perché sono sua madre, ma lei non si azzardi, che non accetto nessuno che giudichi, perché qui tutti vogliono giudicare, tutti hanno qualcosa da dire su tutto, ecco, l'ha fatto anche con mio marito, sa, uno non può dire una parolina di troppo perché viene travisata, perché, scusi, una qualsiasi moglie ogni tanto si lascia scappare qualcosina, no? Che diamine. E quelli li ho visti, che facce che facevano. Guarda, la cornuta. Capisco, suo marito la tradisce. Ma certo che no! E però il resto del mondo è cattivo, capisce? Senta, andiamo un po' per ordine. Su questo punto del tradimento di suo marito, magari torniamo in un secondo momento, ma vorrei tornare un attimo su quello che diceva un attimo fa. Allora, al figlia stronza, guardi. Torno a dire, mi sembra un giudizio leggermente impegnativo, ecco, diciamo, nei confronti di una figlia soprattutto. E perché cosa poi? Soltanto perché le impedisce di leggere quello che scrive sul suo computer. Ha boicottato il registro elettronico della scuola. Lo Ne è sicura? so. E come avrebbe fatto? Suo padre è un informatico, sa? Ecco, allora, proviamo con una diversa chiave di lettura. Innanzitutto direi che quella di sua figlia è semplicemente una banale esigenza di privacy. È normale? A 16 anni, l'ha detto lei? È adolescente? E gli adolescenti hanno questa esigenza di privacy.
riguardo il registro elettronico. La verità potrebbe essere molto più banale di quanto non le sembri. Un esempio? Un problema tecnico temporaneo? Da gennaio che è bloccato. Sbaglia quando inserisce le credenziali d'accesso nel fare login. Guardi, l'ho memorizzato, sa? È automatico. Ha provato a parlarne con la scuola? Basta! Ci manca solo che parli con quelli, così giudicano anche quelli lì. Così poi cominciano a dire: ah, guarda questa, non sa neanche badare a sua figlia, poi non sa neanche andare su internet, eh? No, col cavolo che ci vado. Allora, mi scusi, se fosse come l'immagina lei, perché dovrebbe farlo? Va male a scuola? È che, non lo so, non vuole più parlare con me. Ah, Paola, è normale. Sua figlia è un'adolescente. Glielo dicevo, ha bisogno della sua privacy. È un momento particolarmente delicato della vita di un ragazzo. Distesa. Consideri che in questa fase dell'età i ragazzi hanno bisogno di mettere dei paletti, dei confini invalicabili oltre i quali i genitori assolutamente non possono passare. E, oltretutto, è un momento di affermazione della propria identità. No, 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 lei mi ha sempre detto tutto, capisce? E eravamo, come si dice, no? Culo e camicia, mi raccontava tutto quello che faceva, tutto quanto. Ah, ma non fa mica così con suo padre, eh? No, no. Allora, evidentemente il modello di sua figlia è lei. In questa fase dell'età i ragazzi hanno bisogno di abbattere i modelli e quindi lei è il modello di riferimento, lei è il modello da abbattere. La competizione che è naturale in questa fase dello sviluppo e della crescita ce l'ha con lei. E ovviamente non essendo in competizione con il padre, ne va da sé che con lui ha un buon rapporto, migliore che con il suo. Non so, provi un po' a ricordare, andare indietro con la memoria, provi a pensare un attimo a com'era lei alla sua età. Ricordi che rapporto aveva con suo padre? Era qui che dovevamo arrivare. Gliel'ho detto, io non ho mai sognato di fare sesso con mio padre. No, allora quello che intendevo dire era, ricorda com'era lei alla sua età e quali erano i rapporti, le relazioni che aveva con la sua famiglia. Certo, non ero così. No, no. Se solo provavo a dire qualcosa ai miei, a rispondere poi, ma arrivavano certi ceffoni che ciao, mi ribaltavano. Ecco, allora lo vede? Non era per un maggior rispetto da parte sua, ma più che altro per paura dei ceffoni. Loro però così si guadagnavano il rispetto, eh. Sono cretina io che ci parlo con mia figlia, altro che. Ma allora, ricordando un po' com'era lei all'età della ragazza, sono sicura che anche lei avrà letto qualche libro di nascosto, sono sicura che avrà fatto qualche fughino da scuola, sono certa che si sarà chiusa in una No, stanza per parlare piano, liberamente al guarda, telefono. impossibile. Tanto loro controllavano tutto. E questo come la faceva sentire? Come mi faceva sentire? Come quell'affare lì, come mi fa sentire? Mi irrita, capisce? Mi irrita, non lo sopporto più. La smetta per cortesia, lo metta via, che non ne posso più. Lei si metta comoda e mi dia soltanto un minuto. Deve No. avere pazienza, mi capisca. La ragazza che prende gli appuntamenti ha avuto un imprevisto e tocca a me. Allora, se mi lascia un minuto di tempo, io sposto un appuntamento e sono tutta sua senza nessun disturbo. Comoda, Va no, comoda, tanto io cosa ci sto a fare bene? qui? Non volevo Soltanto neanche venire io un minuto. qui. Cosa Allora. ci sto a fare? Faccio pure, tanto abbiamo del tempo da perdere. Tutti gli sposti, Lunedì. tutti gli appuntamenti. No, lunedì no.
vedo, uguale a mia figlia, uguale. Confermo, bisogno di privacy, vada a sedere sul lettino, si accomodi sul lettino. E continuiamo. Vogliamo andare avanti? Andiamo avanti. Non ha nulla da dire? Proseguiamo. Continuiamo la terapia. Senta, senta, adesso basta, eh? Io non ne posso più. È 2 ore che siamo qui a fare terapia. Cosa dobbiamo fare? Mi vuole guarire tutta in una guarda, volta? Guarda, non saranno neanche 20 minuti. Si accomodi, per no, cortesia. Guardi, io lo so. Ti vado a sedere? Poi senta, guardi, non le conviene neanche. Si accomodi. Perché poi... E se mi fa tornare, lei ci guadagna di più, capisce? Perché io di 2 ore che siamo qua, non abbiamo ancora concluso niente, mi fa delle domande che non servono a niente, sì. E non mi ascolta neanche. E poi lo so, lei mi chiama qui, e poi mi richiama, così ci guadagna più soldi, poi magari mi dà una qualche boccina, eh? Così fa contente anche le sue amiche, no? Le dico, si fa farmaceutiche, eh? Che siete così voi altri, lo so? Non lo sapessi? E poi quando c'è di mezzo la salute, loro ci sono sempre. Guardi, guardi i casini che... Wow, guardi i casini che hanno fatto con i vaccini. Lo sapevo, lei è una Novax. Che Novax, è Novax, non mi chiami Novax, che a me una casellina lì non mi piace, essere incasellata. Che poi io non ci capisco niente, non ne parliamo neanche, guardi. Ah. Che poi dico io, in un bambinetto piccolino così, ma tutta quella roba messa tutta in una volta, ma non sarà troppo? Mi sembra un po' spropositato, non crede? Già, lei è un medico, giusto? No, è un biologo. Mi scusi, mi era sfuggito. Non sono né medico né biologo, no. E allora, in base a cosa sostiene che è troppo per un bambino così piccolo? Puro buonsenso. Buonsenso? Puro buon senso, senta, vorrei andare avanti, proseguiamo. Credo che sia il caso di parlare di una cosa che vi aveva detto poco fa. Ecco. Lei ha detto poco fa che sua figlia ha boicottato il registro elettronico. Questo ovviamente per impedirle di controllare il suo andamento scolastico. E che addirittura a farlo sarebbe stato il padre. Che se ho ben capito è un informatico, giusto? Sì. Ecco, perché mai suo marito dovrebbe prestarsi ad una cosa così tanto grave? Perché è un'azione decisamente grave. Non so, ritiene che suo marito non abbia a cuore l'educazione di sua figlia? Ma no, non... Quei due se la intendono. Cosa vuol dire se le intendono? Mi scusi, ma lei la laurea l'ha presa con le patatine? Cioè, cosa c'è che non si capisce? Italiano, se le intendono. Cioè, voglio dire, sono in combutta, come dire, non so. Sono sempre lì che fanno ci di nascosto, loro credono che io non me ne accorga, ma invece li vedo bene, altro che se li vedo, capisce? Se le intendono, sono in combutta. Sono molto complici. Oh, ha visto la luce, brava. Sì, mi sembra una bella parola, complici, sì. Si rende bene, sono complici, ha detto bene. Ha capito? Ecco, io intendevo dire, dicendo complici, che hanno un ottimo rapporto. Da come lo dice lei, sembrerebbe quasi che siano lì a complottare alle sue spalle. Non ce la possiamo fare, non ce la possiamo fare, lei non capisce un tubo. Cioè, non è che sembra, loro complottano alle mie spalle, ok? Ecco, dal momento che non capisco un tubo. Spieghi meglio. Prendiamo la musica. Prendiamo la musica. Ha presente quelle canzoni che sentono i giovani d'oggi? Che sono tutte piene di sesso e di droga? Ecco. A me non mi piace. No. Io voglio che mia figlia cresca con dei sani principi. Ecco. E quindi non accetto che ascolti quella robaccia lì. Va bene?
Salta su lui e fa: ma poverina, beh, ma dai, ma la vuoi far crescere come una sfigata? Diversa da tutti gli altri? Ma no. Compie gli anni, cosa fa? Gli ha regalato un biglietto per andare a un concerto di quei bagagli lì? E poi non contento, l'ha accompagnata pure. E poi è stato lì a aspettare che non fosse finito il concerto per portarla a casa, capito? Ecco, complottano. Se le sembrano male. Guardi, suo marito non ha tutti i torti, sa? Indubbiamente questi gruppi moderni veicolano facilmente dei messaggi, diciamo, a dir poco discutibili, ma se lei ci fa caso e prova ad analizzare le loro parole e quello che cercano di dire, in realtà si renderà conto che sono prevalentemente uno specchio di quella che è la società che noi stiamo preparando. E i ragazzi hanno bisogno di stupire, hanno bisogno di rompere gli schemi e rompere soprattutto con i modelli, che hanno avuto fino a questo momento. E va da sé che devono, cercare un loro gusto, si devono smarcare da quello che, hanno imparato nel corso del tempo. O pretenderà mica che sua figlia ascolti ancora Bob Chi? Quel Dylan? comunista? Oh, guardi che anche lei però ha dei gusti che sono assolutamente discutibili. Quello che voglio dire è che i giovani d'oggi hanno bisogno di crearsi il loro gusto musicale, ma anche artistico, culturale, hanno bisogno di affermare la loro identità e staccarsi da quello che è il modello genitoriale. Se lei fa mente locale, sicuramente sarà successo anche lei alla sua età. Provi a pensarci. Cosa ascoltava lei quando aveva l'età di sua figlia? Orietta Berti, Bobby Solo, Gianni I Pink Floyd? No, cos'è che si ascoltava pure in quel periodo, in quegli anni lì? Sì, i Queen. Vuoi George? I Village People? Oh, senta, manco a dirlo tutti i froci, eh? Ma lei dice che non ha figli, vero? No? Non è sposata. Come sa che non sono sposata? Non ha la fede. Senta, se lei è lesbica me lo deve dire, perché io prendo le mie precauzioni, io mi regolo, quantomeno Paola, lei ha problemi anche con l'omosessualità? mi regolo. Ma certo che no, c'ho anche degli amici, io fatti così. Che poi voglio dire, poverini, voi siete fatti così, non avete mica colpa, perché poi la sfiga dove arriva, arriva, non è uno può scegliersela. E cosa vuoi fare, li ammazzi? Me quello che dà fastidio è che voi altri fate le lobby. Ecco, Oh, non se ne fa scappare uno, le lobby. Cosa dice? eh? No, niente, parlavamo di lobby, si accomodi. Le lobby sono una brutta storia, perché con le lobby uno esercita potere, capisce? E a me questo non mi va giù. Perché anche lei sa cosa sta facendo. Lei sta esercitando il potere su di me. Lei mi costringe a stare su questo cazzo di lettino qua. Magari. E poi magari cosa fa? Mentre io sono lì, lei mi ipnotizza, eh? E poi mi fa passare anche quella storia del gender, eh? Le ho già detto che l'ipnosi non è una delle tecniche che io utilizzo e ormai è desueta e sorpassata. Si segga per cortesia. Si stenda magari. Allora. Come se non fosse sufficiente la programmazione neurolinguistica? L'ho stupita con effetti speciali, eh? No, perché voi altri, dottoroni, eh? Pensate che noi siamo degli stupidi, eh? Dall'alto della vostra cultura. E invece no. Perché noi ci informiamo. E meno male che c'è la rete che ci informa. Non ci potete più fregare, no? State attenti, state attenti. Cos'è? Non sa più cosa dire? Non mi dà una diversa versione dei fatti? Eh?
No, io magari tornerei al complotto fra suo marito e sua figlia. Anzi, tornerei a quel discorso che faceva a proposito della musica, si mette giù. Le vorrei far notare che molto probabilmente non c'è un complotto, ma molto semplicemente lei e suo marito non vi siete trovati d'accordo su un punto. Succede, sa? Capita? Capita anche nelle migliori famiglie, anche perché è evidente che lei e suo marito abbiate un diverso modo di intendere l'educazione. Suo marito non ha fatto altro che provare a accontentare sua figlia e renderla felice per qualcosa che desiderava e lui gliel'ha concessa, ma gliel'ha concessa in sicurezza, lo ha detto lei, no? L'ha accompagnata e non solo l'ha accompagnata, ma è rimasto lì, fuori, pronto. Lì era presente nel caso in cui fosse successo qualcosa e la ragazza avesse avuto bisogno di lui. Mi creda, rientrando sicuramente in macchina, avranno chiacchierato e lei avrà raccontato qualche aneddoto, qualcosa di simpatico, di divertente. Sarà stata occasione per raccontare le sue emozioni, quanto è stata felice. Tutta la gratitudine per questo gesto gentile da parte di suo padre. Suo marito ha avuto in questo modo occasione di conoscere meglio sua figlia e nello stesso momento sua figlia ha avuto occasione di sentirsi amata, capita, ascoltata, accettata. Sappia che è anche così che si forma e si crea e nasce una complicità, altro che complotto. Quelli vogliono farmi diventare matta. Mi scusi, non la seguo. Prenda il caso del registro elettronico, eh? Viene il momento di andare dai professori a colloquio, eh? Chi tocca? A chi tocca? Secondo lei io cosa mi sarei dovuta aspettare, eh? Quantomeno dei voti terribili, no? Una nota disciplinare, eh? Vado lì e che cosa imparo? Ma che lei è bravissima, c'ha dei voti bellissimi, ha un rapporto con i professori idilliaco e coi compagni, beh, ma è disponibile, fa gruppo. Un bijou. Sarà stata finalmente orgogliosa di sua figlia. Certo, orgogliosa di mia figlia, ma lei come me lo spiega allora la faccenda del registro elettronico? Problema tecnico temporaneo. Solo lei e tutti gli altri suoi compagnucci andava da Dio. Guarda caso, poi suo padre è un elettronico, un informatico, eh? Allora, Coincidenze. perché mai dovrebbero farlo? Glielo ho detto, mi vogliono far diventare matta. Come glielo spiego? La domenica mattina in tutte le famiglie normali è il momento delle pulizie, giusto? Bene. Mia figlia è già grandicella e quindi bisogna che un po' mi aiuti, no? Deve crescere. E io cosa faccio? La vado a svegliare. E lei incomincia a sbuffare. Mamma, basta, voglio dormire, lasciami in pace, che palle. Io mi irrito. E allora vado da mio marito. E gli dico, guarda che quella là non vuole fare niente, porca miseria. Ma no, ma lasciala stare, ma dai, ma è stanca, tutta la settimana va a scuola, poverina. E io mi irrito ancora di più. Vado là per dirgliene quattro e quella cosa fa? Quella lì si è già svegliata, ha pulito tutta la stanza e non contenta è andata a pulire anche il secchiaio. Ecco, ma secondo lei lo fanno apposta per farmi diventare matta così? Io non la seguo. Loro lo fanno apposta per farmi diventare matta, capisce? E infatti dove sono adesso io? Sono qui su questo lettino di merda con una stanzacervelli che non mi ascolta e non capisce niente di quello che le dico. Magari se si ferma su questo lettino di merda si vuole andare, venire a distendere per cortesia? Che provo a darle una diversa interpretazione della situazione? Allora. Paola, lo accetti?
Sua figlia è una gran brava ragazza. La verità è quella. Ovviamente, come qualsiasi adolescente, in questo periodo sbuffa, borbotta, sbotta, ha i momenti di chiusura, di solitudine, i momenti bui, non le consente di entrare nella sua privacy. Ci sta, è normale, è l'adolescenza, ma è giudiziosa. E la comprende, la capisce. Lo ha detto lei, no? Lei le chiede di fare qualcosa e alla fine borbotta. Però lo fa. Anzi, va anche oltre. Dopo aver pulito la camera, passa ai fornelli. Guardi che merce rara. Evidentemente lei e suo marito l'avete educata bene, e anche quella storia della scuola. Alla fine, lo vede? È apprezzata dagli insegnanti e amata dai compagni. Lo accetti, Paola? Sua figlia è una gran brava ragazza. Il punto è che suo marito ha compreso che questo suo modo di fare è dettato dall'età e la lascia fare, le lascia quelle intemperanze tipiche dell'adolescenza, ma le concede poi anche i suoi spazi e le riconosce i meriti. E fa bene. Perché in questo modo suo marito riesce a ottenere da sua figlia gran risultati, cosa che invece lei non riesce a fare. Senta, ma lei è d'accordo con loro? Lei non capisce, non ce la fa. Allora adesso io provo a darle io un'altra versione dei fatti, eh? Dica pure. Dunque, lei deve sapere che io e mio marito abbiamo una carissima amica, tant'è che mia figlia la chiama zia, si può immaginare. Che poi è una mia carissima amica, no? Perché io la conosco da quando era piccolina, avevamo 3 anni, si è stati insieme fino alla terza media. Poi ci siamo dovute separare perché abbiamo fatto scelte diverse. Io mi sono iscritta a ragioneria grazie a mio padre che mi ha dato un buon consiglio, perché per una donna è meglio così, 5 anni di studio, poi vai, ti trovi il tuo bel lavorino, metti su casa e ti realizzi. Lei no, lei si è iscritta al liceo classico. Poi è diventato un avvocato. No, è uno dei migliori avvocati di Bologna, sa, dovrebbe conoscerla. Sì. Peccato però che non ha avuto tempo per realizzarsi, cosa vuole che le dica lei? Non ha messo su famiglia, ecco. E adesso che ha 54 anni, lei lavorerebbe la famiglia. Non è mica facile, eh? E allora la carina cosa ha pensato? Ha pensato di prendersene una già fatta. Non sono sicura di aver capito, mi scusi. Sì. Oppure ha capito benissimo, però non lo vuole accettare. Eh? È sempre in mezzo ai maroni, voglio dire, con mia figlia. È stata lei che l'ha convinta, eh? È stata lei che l'ha convinta a iscriversi al liceo classico. Io ero quasi riuscita a convincerla a iscriversi all'istituto di alberghiero, che è bellissimo per una donna. Ti vanno a cercare, tu esci da scuola e ti vengono a cercare. No, il liceo classico, greco e latino. Con tutta quella cultura, loro la loro cultura, che si riempiono la bocca come se si potesse mangiare con la cultura. E poi è sempre lì e l'aiuta col greco e col latino, la porta a teatro. Sta facendo la zia, lo ha detto lei, l'ha vista nascere. Sì, poi ci si mette anche quello là. Avrei pensato di chiamare a cena la Laura, cosa ne dici? Che se ne dico? Che a me mi tocca pulire i piatti, cuocere l'arrosto, stare in cucina, eh? Sono io poi che mi faccio il culo, intanto che loro sono là in salotto, li vedo, sono carini, loro tre, che chiacchierano, che parlano d'arte, che parlano di cultura, che parlano anche di politica. Che a me la politica non piace, lo sanno, io non voglio che si parli di politica, che tanto quelli lì non... Fanno solo i loro interessi, che non gliene frega niente di noi, le loro poltrone, i loro vitalizi e basta. Io. E anche Gaia, capisce, lì in mezzo, che parla di politica anche lei. E io sono di là in cucina,
Che cosa vuole che faccia? Cosa gli vado a dire? Io non lo so cosa gli vado a dire. Io lo guardo tutti i loro discorsi e io sto lì e loro sono loro tre, sempre loro tre, capisci? Quella stronza, mi scusi, quella che lei lo fa apposta, capisci? Perché lei mi vuole portare via la famiglia, lei è invidiosa. E io cosa posso fare? Paola. Paola. Paola, lei si deve calmare. Lei, Paola, non può andare avanti in questo modo. Paola, mi sente? Paola, lei si rende conto che, come dire, è in un momento di grossa difficoltà. Lei vive come se fosse immersa in un immenso complotto. E non sto parlando semplicemente di suo marito, sua figlia, la sua amica, i vicini di casa, i bambini, i colleghi, i vicini. No, 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 è il mondo intero, che è un intero complotto. Pensi soltanto a tutto quello che ha detto finora. E i medici, e le lobby del farmaco, e le lobby gay. Cioè, guardi, glielo dico, mancano soltanto le sce chimiche. Il complotto giudaico-massonico lo ha fatto tutto quanto il campionario. Mancano gli illuminati. E perché no? Voglio dire, ma che me l'ha messa lei qua? Ma come fa lei a curarmi se crede a tutto quello che le dicono? Eh? Paola, lei ha mai sentito parlare del rasoio di Occam? No. Allora, secondo il rasoio di Occam, a parità di elementi, la risposta di un problema è in genere la soluzione più semplice e ragionevole. In poche parole, perché andarsi ad inventare delle ipotesi fantasiose e fantascientifiche per spiegare delle cose che sono normali, che accadono quotidianamente e che hanno delle risposte molto più banali di così? Lei praticamente mi sta dando dell'imbecille. Non le sto dando dell'imbecille. Come posso farle capire? Ah, ecco. La questione dei vaccini. Io sono un medico, no? Può credere a me se le dico che non esistono lobby del farmaco che abbiano il minimo interesse a somministrarci dei vaccini che non servono a nulla? Sono un medico, potrà ascoltarmi? Perché è un medico? Io mi dovrei fidare. Vede? Certo, perché non lo so che voi medici e farmaceutici siete così, eh? Che quando c'è da farsi i vostri interessi ve li fate alla grande, eh? No, guardi, sarò anche un po' ignorante, lo ammetto. Però io la memoria ce l'ho buona. E io mi ricordo bene, sa? Mi ricordo la storia lì del sangue infetto. Fatevi pure tutte le trasfusioni di questo mondo, sono sicure. E infatti così mia madre è entrata in ospedale che aveva un'emorragia gastrica, è uscita con l'epatite C. Paola, mi dispiace, io comprendo il suo punto di vista, però non può generalizzare in questa maniera. Generalizzare. E allora parliamone, parliamo di quelle medicine miracolose, no? Che ci avete dato, tamburato, e poi a un certo punto, ci siamo sbagliati, beh, sono cancerogene. E tutte quelle malattie che non ci curate, chissà poi perché, eh? Cos'è? Che cosa credete? Che noi non capiamo niente, eh? Avanti. Provi a dare una giustificazione di queste cose. Paola, ad ascoltare lei sembrerebbe quasi che
ci sia un complotto enorme, immenso alle nostre spalle di qualcuno che non fa altro che imbottirci di farmaci inutili, lasciandoci dall'altra parte morire per malattie che potrebbero essere tranquillamente debellate se solo non tenessero nascosti i giusti trattamenti, le giuste terapie, e tutto questo per trasformarci in froci con il burka. E magari spingere i nostri giovani migliori al suicidio. Non le sembra un po' assurda questa visione delle cose? Cosa c'è di assurdo? È immenso, è gigantesco. E lo sa perché lo fanno? Per il controllo. Così poi loro ci mettono dei microchip sotto pelle e poi ci tengono tutti sotto controllo. Ma quale controllo, mi scusi? Ma lei sta cadendo nella teoria del complotto. Presente la teoria del complotto? Sì. La teoria del complotto? Sì. Come se... Voi... Ma lei crede a tutto? Lei mi crede anche che adesso le scie chimiche sono vapore e acqua, eh? È come le torri gemelle, eh? Mancava questo. Mancava questo. Gli aerei hanno sbattuto giù le torri gemelle. Come se io non avessi visto i film su YouTube. Vede. Lei è cascata a piè pari all'interno di questo gioco della teoria del complotto. Ma è folle, è assurdo, è immenso. Senta, è immenso, ma questi vogliono il potere assoluto, lo capisci o no? Allora mi scusi, mi spieghi per quale motivo gli americani dovrebbero mentire proprio sull'11 settembre? Ma lei quanti anni ha? 54. Brava, e allora ha visto quello che ho visto io? Ha vissuto le stesse cose che ho vissuto io, no? E lei mi viene a dire perché mai gli americani dovrebbero mentire sull'11 settembre? Ma certo, come no? E allora io le dico, perché mai avrebbero dovuto mentire su Ustica? E perché mai avrebbero dovuto mentire sul 2 agosto? E su Piazza Fontana, Piazza della Loggia, perché? Perché? Perché quelli vogliono il controllo, ha capito o no? Paola? Paola, si fermi! Paola, per cortesia, si fermi a questo punto. Ma lei si rende... È un pipino speciale. Dov'è Paola? Si venga a sedere qua di fianco a me, per cortesia, mi ascolti, Paola. Cioè, lei si rende conto che fino ad un attimo fa ha fatto un ragionamento che era addirittura affascinante. Ma lei si rende conto, da quando ha messo piede qui in questo studio, è la prima volta che mi ha lasciato senza la possibilità di controbattere. Perché ha ragione lei, è vero, è verissimo. Il nostro paese è la dimostrazione chiara, evidente e lampante che il complotto esiste. Dov'è? Venga qua. Che il complotto esiste, ma si rende conto? Noi stiamo parlando però di qualcosa di chiaro, di anche in molti casi provato, anche se materialmente non sempre si dicono a voce alta le cose, ma sensato. C'era un disegno preciso dietro tutto questo, ma quello che sta in mente lei è una roba enorme, non può, capisce che va oltre. E poi per cosa dovrebbero farlo, eh? E chi? Ma chi? Ha mai sentito parlare di Bindenberg? Bindenberg. Quello lì. Ah. Lo conosce. Sì. E Soros? Roba vera, sa. Reale. Questi qui ci vogliono conquistare. E ci vogliono tenere sotto. E senza che lei neanche se ne accorga, noi ci troveremo qua, io e lei, qua sopra, col burka, dalla testa ai piedi. Io l'ho già detto, è folle, è impossibile, mi scusi. E poi per cosa dovrebbero farlo? Ma per il controllo assoluto. Ma di che? Il potere. Mi scusi, se ci fosse realmente qualcuno in grado di mettere su una macchinazione del genere a livello mondiale, anzi, che dico mondiale, universale, il potere assoluto ce l'ha già. Non è mai abbastanza. Guardi che la gente è ingorda, sa. Paola?
È arrivato il momento di analizzare con attenzione il motivo per cui lei ha così tanta sfiducia nel genere umano. No, guarda, preferirei che lei si mettesse... Venga, sedere. Si accomodi, tranquilla, serena, guardi. Oh, è anche comodo, sa. Su, sulle gambine. Su. Anche l'altra, prego. No, poi guardi, giusto perché è lei, si può anche fare una sigarettina, guarda. Perché sì, perché io non capisco tutto questo suo ottimismo, ma da dove nasce? Cosa sta? Paola, comoda. Il mio tablet, Paola. Sì, guardi, è così, è più serena così. Stia serena. Paola, il mio tablet. Tranquillo. Perché, voglio dire, dobbiamo capire. Perché secondo me lei è così ottimista, perché in fondo ha avuto una vita facile, ha avuto una bella famiglia, l'hanno fatta studiare, ha un fior fiore di attività. No, mi scusi, le mie belle batoste le ho avute anch'io, se per questo. Ma allora, mi scusi, prego, si metta comoda. Allora io non capisco poi tutta questa sua magnanimità, questa sua... No, perché, voglio dire, l'ha detto lei prima. Cosa diceva? Diceva, ecco qua, a parità di elementi, la risposta a un problema è quella più semplice, giusto? E infatti allora io vorrei che ragionassimo insieme, no? E mi chiedo, è più semplice pensare che le persone sono tanto altruiste, magnanime, pensino al bene di tutti e si prodighino per fare beneficenza a tutti? O è più facile pensare che ognuno poi si fa i fatti suoi e si pensa per sé e chi si è visto, si è visto? È più facile che i governanti si preoccupino del bene comune e quindi si prodighino e diano tutto loro stessi per questo, oppure è che magari pensino un po' ai loro fatti, e a guadagnarci il più possibile nel tempo che hanno a disposizione? Scusi, ma dobbiamo capire tutto questo suo ottimismo, per cui lei vede mio marito tanto amorevole, mia figlia tanto carina, i vicini e i colleghi anche simpatici. Beh, c'è qualcosa sotto. E io indagherei un po' sulla sua infanzia. Mi dica, ma lei ha mai sognato di fare sesso con suo padre?